Lo sport del venerdì, protagonista il calcio, ma al femminile con Nello Di Costanzo e il suo ospite. Sì, buongiorno Rino e buongiorno ad Italo Palmieri, direttore generale del Napoli Calcio Femminile, squadra che milita nel massimo campionato, cioè nella Serie A. Allora, ricordando che domani il Napoli giocherà al Collana con la Roma, sempre per il campionato, però sempre domani al Collana c'è una iniziativa che è legata alla Terra dei Fuochi, è legata alla copertina scandalo dell'Espresso secondo cui l'acqua di Napoli sarebbe fortemente inquinata. Allora, ci spieghi meglio questa iniziativa. Buongiorno a te, ti ringrazio per poterla spiegare qui in Rai 3. Niente, in pratica abbiamo deciso di far analizzare l'acqua dello stadio Collana, perché devi sapere che lì in questo stadio storico esiste una fontanina dove tutti, anche i giocatori del Napoli negli anni 50, vanno a bere prima di entrare in campo e anche quando escono dal campo. È una cosa storica, avviene con tutti gli sport. L'abbiamo fatta analizzare, chiaramente i risultati sono stati ottimi e domani simbolicamente, prima della gara con la Roma, ci sarà questa bevuta collettiva di acqua del Serino per dimostrare che a Napoli non tutta l'acqua perlomeno è cattiva, e poi con questa forte iniziativa di manifesti e locandine sul territorio del Vomero abbiamo invitato un po' di persone a vedere anche la nostra partita. Le giocatrici del Napoli entreranno in campo con una maglietta, con uno slogan particolare. Sì, è lo slogan che è stato al centro delle polemiche nei giorni passati, la copertina dell'Espresso che diceva bevi Napoli e poi muori, in questo caso bevi al Collana, all'acqua napoletana e poi fai sport, come avviene con circa 4-5 mila persone che fanno sport in questa struttura che negli ultimi due anni, guarda caso da quando è arrivato il Napoli femminile, Carpisa Yamamai, si è rimessa in moto direi veramente alla grande. Direttore, qual è il progetto del Napoli Calcio Femminile? Ma guarda, innanzitutto va detto che il calcio femminile è uno sport che va messo su un binario diverso da quello maschile. Ci sono tanti aspetti sociali intorno. Noi siamo attenti a questo, abbiamo un fortissimo settore giovanile, a dimostrazione che le donne napoletane vogliono giocare a calcio. Il nostro progetto chiaramente è legato alle difficoltà territoriali. Lo scorso anno siamo riusciti ad arrivare quinti in classifica, al primo anno abbiamo organizzato una bellissima serata di sport con il Paris Saint-Germain, credo che stiamo vedendo proprio le immagini in questo momento. Quindi nel resto d'Europa il calcio femminile fa dei numeri impressionanti, 15-20 mila persone a vederlo, famiglie, bambini, giovani, è un modo completamente diverso da quello di intendere il calcio rispetto agli aspetti negativi del calcio maschile. E l'obiettivo in questo campionato? Paradossalmente la scelta di aver investito molto nella struttura Collana ci costringe quest'anno a ridimensionare i programmi, diciamo, tecnici. Abbiamo puntato molto sul settore giovanile e soprattutto in questo momento abbiamo catapultato forse in prima squadra numerose atlete giovani, tutte napoletane, quindi un po' in contraltare con quello che avviene con il calcio maschile. Abbiamo una squadra made in Naples, si potrebbe dire, che chiaramente per la giovane età è la squadra più giovane della Serie A, si vede costretta, insomma, in questo momento a lottare nei bassi fondi della classifica. Ma l'obiettivo salvezza credo che sia la nostra portata. I vostri rapporti con il Comune e non solo, anche con il presidente del Napoli, De Laurentiis? Ma con il Comune dobbiamo dare atto all'amministrazione comunale e al sindaco che ha voluto fortemente identificare con il Vomero questa squadra di Napoli femminile. Chiaramente è inutile nasconderci, i soldi non ci sono come strutture comunali, quindi siamo costretti a investire continuamente in questa struttura. Abbiamo rimesso a posto il terreno di gioco che da 15 anni non era più calpestato da calcio.
poi abbiamo sistemato le luci, abbiamo sistemato gli spogliatoi, quindi i rapporti sono buoni, chiaramente aspettiamo sempre altre persone che si affiancano ai nostri storici sponsor per poter andare avanti. Una grossa mano appunto dagli sponsor. Speriamo che si avvicino sempre di più persone. Voi giocate al Collana, oramai praticamente dopo tanto peregrinare nei campi anche della provincia di Napoli, ricordiamo che siete stati praticamente anche a Mugnano, ora a Bacoli, ora il Vomero, il Collana, è la casa definitiva oramai per il Napoli calcio femminile? Penso proprio di sì, ce l'auguriamo. Poi non si paga il sabato pomeriggio alle 14.30, Vomero 200.000 abitanti, è quanto una città importante del nord Italia, speriamo di avere sempre più seguito. Il manto erboso del Collana? Per il momento in ottimo stato. Però praticamente... Speriamo che non piova tanto quest'inverno. Però praticamente in effetti molti dei soldi se ne vanno per mettere, come lei diceva prima, per mettere a posto lo stadio. Grazie Nello, sì, è davvero, grazie, è davvero siamo tardi, grazie al tuo ospite.